Cosa vi ho appena comunicato entrando in questo modo? Probabilmente vi ho trasmesso insicurezza, tensione, difficoltà di approccio, addirittura bassa autostima. Eppure non ho proferito parola. O meglio, è stato il corpo a parlare per me. E voi, quanto ritenete che il linguaggio corporeo possa avere un ruolo fondamentale nell'interazione con voi stessi e con gli altri? Il corpo è il nostro principale strumento di comunicazione, che a differenza della mente, che mente spudoratamente, ci invia messaggi autentici. Il fatto è che noi non sappiamo interpretarli. Ancor peggio, quando anche siamo in grado di farlo, guarda un po', non li prendiamo in considerazione. Eppure il corpo ci parla. Parla a noi, parla alle persone che sono intorno a noi. E lo fa con l'atteggiamento posturale, con la mimica, con la gestualità, addirittura con i silenzi. Cioè lo fa con tutta quella che si definisce comunicazione non verbale, che distingue il cosa si dice dal come viene detto e arriva prima delle parole. Quelle stesse parole che talvolta non sono credibili, non fosse altro perché dissonanti da ciò che il corpo sta esprimendo. Per essere allineati, è necessaria coerenza, piena coerenza tra il cosa si dice e il come viene detto, tra l'intenzione e l'identità, tra il pensiero e l'azione. Le azioni sono l'espressione motoria dei nostri pensieri. Durante un brainstorming aziendale può capitare che qualcuno di punto in bianco si alzi dalla sedia e urli: l'ho trovata! Ha trovato la strategia, ha trovato quella soluzione che si cercava e guarda caso comincia a muoversi, quasi in procinto di volerla afferrare, pur di renderla, trasformarla in risultato. Il corpo è la risorsa immediatamente disponibile dalla quale noi possiamo attingere tutte le volte che vogliamo. È un vero e proprio biglietto da visita e come tale va rispettato, va preservato, va valorizzato. È un veicolo che può emozionare gli altri attraverso il movimento, attraverso il suono delle parole, attraverso gli sguardi, addirittura attraverso gli odori. Agire positivamente sul corpo significa assumere abitudini corrette, significa entrare in ascolto con noi stessi, con quell'essenza profonda, con quell'armonia che ci rende unici e distinguibili. Chi di voi non conosce la locuzione latina mens sana in corpore sano? La rinomata sentenza tratta da un verso del poeta Giovenale, che guarda caso evoca immagini di benessere mentale connesso ad un corpo efficiente, in piena salute. Per me ha rappresentato, o ancor meglio, mi accompagna da sempre, sia nella vita personale che professionale, tanto da diventare la matrice dei miei pensieri quotidiani, tanto da trasformarla in manager sano, in corpore sano. E sì, ha rappresentato quella leva verso, quella motivazione che mi ha spinto ad agire anche nei momenti più difficili. Anche quando a 30 anni, nel pieno della mia attività di imprenditore sportivo e di istruttore di ginnastica,
dopo un incidente stradale, mi sono sentito risucchiare in una gabbia, con le ali tarpate, ma senza via d'uscita. Oltre alla sofferenza fisica che provavo, mi resi conto sin da subito che avevo perso quello stato totale di armonia. In pratica avevo perso l'equilibrio che si interpone tra pensieri ed emozioni, tra emozioni ed azioni. Disattendendo tutti i verbali medici, decisi di reagire pur di dare un significato a quell'evento estremamente traumatico, ma ancor più di non subirlo ulteriormente. Cominciai a lavorare per immagini, visualizzandomi in una realtà completamente nuova, diversa da quella che stavo vivendo. Ogni singolo pensiero, ogni cellula del mio corpo era indirizzata verso quel nuovo paradigma, verso quel cambiamento consapevole. Fu allora che compresi che la ricerca del nostro equilibrio passa attraverso il movimento. Albert Einstein sosteneva che la vita è come andare in bicicletta. Se vuoi restare in equilibrio, già, devi muoverti. E quando questo movimento è consapevole, è fortemente voluto, è desiderato, che corpo, mente e spirito si uniscono all'universo intero. Ora, per andare controverso a tutti, tutti voi, tutti presenti, vi invito di sfidare i vostri limiti, di andare oltre i vostri limiti. Limiti, sì, che sono impressi solo nella vostra mente. Per cui, alzatevi in piedi, posate tutto ciò che avete, tutto. Prendete gli spazi che avete a disposizione, toccatevi tra di voi, lasciatevi andare, grazie. Tutti, tutti, anche gli spalti, tutti per piacere, un momento unico, rendilo indelebile. Concentratevi su di voi, sono qui, mi piace tanto che vi siete alzati. Lasciatevi andare, rendiamo questo momento unico, unico. Unico. E seguimi, voglio vedere le tue braccia, mi piace tantissimo, lasciala andare giù. Questo è quello che io cerco, creare un unico corpo che vola. Le braccia saranno sostituite dalle ali. E allora inspira con me, espira. Inspira, lascia le braccia qui adesso, puntale verso l'alto, le tue mani sono qua. Facciamo vedere a San Patrignano che noi siamo con San Patrignano, che noi siamo tra di noi, che noi siamo una comunità intera. Muoviamole le braccia, muoviamo le mani, scusami, muovile, muovile. E ora fa che questo sia possibile perché è il tuo momento. Inspira e segui me. Piega questa gambetta qui, la tua destra. Bravo, voglio vedere tutto il movimento. Fletti il braccio.
Vieni qui con me, porta questo braccio a te, immagina che in questa mano adesso c'è la risorsa migliore che cerchi. Lascia che passi per il tuo cuore, inspira, purificala, fermati qua, non è altro che una condivisione. Per cui ora che ruoti la mano, guarda chi è accanto a te e dona, dona. Inspira, torna con me. Sapete piegare anche la sinistra? Certo. Fletti il braccio. Hai un'altra risorsa che ti puoi giocare. Può essere la felicità, la serenità, l'amore. Può essere tutto ciò che stai cercando e che non trovi. In questo momento lo stai condividendo con più di 1000 persone. Passa per il tuo cuore, l'hai purificata. Donala. Sei con me qui centrato. Quanto è difficile abbracciare gli altri? Effettivamente lo sentiamo dire da stamattina. Un abbraccio, io abbraccio te, tu abbracci me. E poi l'abbraccio, guarda un po'. Oi, ciao, ciao, tutto bene, tutto ok? Io ci sono, tu ci sei? Ah, non è Rimini Wellness? No, mi sto confondendo. Il mio compito non è finito ancora, spero che è il momento di volare. Lasciatevi andare ancora con me, porta le braccia in alto, come prima, che mi piace tantissimo. Guarda, la tua destra toccherà il cielo, quindi fai in modo tale che la destra tocchi il cielo. Eccola là. La sinistra potrebbe fare lo stesso, magari alternando. Perfetto. Ora ti chiedo l'impossibile. Già. Sì. Dovresti provare ad aprire le gambe come me, perché c'è una cosa unica che lascerà il segno nel cielo di Sampa. Sei con me? Unisci le mani qua. Qui dentro c'è la tua energia, qui dentro c'è la tua spiritualità, qui dentro c'è quella risorsa che cerchi. E dai. Non mi fate ridere, sono una persona serissima. Ragazzi, non... Io scherzo, quando scherzo, scherzo seriamente, per cui scherziamo. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, l'ho trovata. Ecco, fai scendere le tue manine un po' sotto la cintura. Guarda cosa faccio io. Voglio vedere dopo voi su questo attrezzino qua, eh. Ecco, la mano destra si stacca, si stacca. Ho un arco in mano e non devo fare altro che tirare una freccia nel cielo. È questo quello che io voglio. Lascia il segno a Sampa, lascialo. Eccomi. Mica possiamo farlo solo da un lato. No. Sarebbe troppo bello. Eccomi, 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 eccomi. La rincorsa, ragazzi. Ora! Lascia un segno che sia indelebile. Vi avevo detto che c'era una cosa difficile da fare. Avete letto la poesia? Ora è il momento di volare. Sapete quando siamo proprio in grado di poterci dire io sto volando? Sì, da solo voli, voli nei tuoi sogni, i tuoi sogni si realizzano, ma si realizzano grazie alle persone che sono intorno a te, grazie alle persone che ami. E allora, il primo diretto vicino vostro, senza guardarlo negli occhi, abbraccialo forte. Alessandro Carrozzo, puoi salire che ho bisogno di abbracciarti? Abbracciatevi, ma bene, fortemente. Matteo, Cristian, braccio forte, deve essere continuo, come questo, proprio come questo. Resta lì abbracciato. Io non l'ho detto, ma mi chiamo Gennaro Setola, vengo da lontano, ma vi porto nel cuore.